Ciao e bentornato a un nuovo appuntamento con The Star e i sapori del nostro territorio. Sono Mario Di Nuzzo, chef e custode delle tradizioni gastronomiche trentine. Oggi volevo portarvi a conoscenza di un primo piatto che racchiude nei suoi tre elementi principali tre materie prime molto importanti per la nostra zona, ossia l'orzo, le mele e la pancetta affumicata. Infatti appunto andremo a preparare un orzotto con mele fuji e pancetta. I ingredienti sono tutti qua, abbiamo dell'orzo perlato, dell'olio extravergine DOP del Garda, mele fuji, pancetta, cipolla tritata, 30 in grana grattugiato, burro e una polpa di mele semplicemente lessata in acqua e poi frullata, che ci aiuterà nella mantecatura. Partiamo con la preparazione dell'orzotto, che è praticamente identico a quello di un risotto normale. Abbiamo messo della cipolla tritata in un po' di olio di oliva e andremo ad aggiungere l'orzo precedentemente messo a mollo un paio d'ore in acqua fredda, in modo che si intenerisca un pochettino. Avrà bisogno di circa 40-50 minuti di cottura, poi dipende poi dal vostro gusto. Però tendenzialmente insomma ci vuole un po' di almeno il doppio del tempo rispetto al risotto. La peculiarità dell'orzo è che non si scuoce, infatti è molto funzionale nelle cucine, perché le cucine professionali, perché si presta molto alla preparazione, alla precottura, in quanto appunto rispetto al riso non va avanti. Una volta raggiunta la cottura ottimale rimane lì e si presta ad essere anche riscaldato più volte, cioè non va oltre la cottura, e questo è molto pratico. Insomma, andiamo a rosolare. Qui vicino abbiamo del brodo vegetale già pronto e gustoso. Una volta che l'orzo si tosta, non serve bagnare con vino bianco, andiamo direttamente con un po' di brodo alla volta. E procediamo così, appunto per almeno una quarantina, 40-45 minuti, piano piano con il brodo che va a coprire leggermente il composto. Sempre girando piano piano, dobbiamo avere un po' di pazienza sicuramente. Però vedete che il risultato vi soddisferà. Nel frattempo andiamo a prendere a preparare gli altri due ingredienti. Bene, veniamo alle nostre mele. Questo piatto deriva ovviamente dal classico risotto alle mele. Per questa ricetta però io ho pensato di utilizzare e farvi conoscere un tipo un po' diverso di mela, ossia la mela fuji. Dovete sapere che in Val di Noni negli ultimi anni si sta testando e coltivando nuove tipologie di mele, riprendendo anche quelle delle varietà antiche. La Fuji è una di queste, però si trova comunemente in commercio nei nostri negozi. Già che ci sono, però volevo approfittare per presentarvi una chicca, perché questa qui è nuovissima, si chiama mela Kissabel e vi faccio solo vedere com'è all'interno. Ma torniamo alla nostra Fuji. La nostra Fuji ovviamente è una mela di origine asiatica e viene raccolta quando sono state raccolte un po' tutte le altre mele, cioè verso fine ottobre, in modo che le più basse temperature, cominciano ad esserci, rendono la mela più croccante oltre che dolce. Comunque la sua naturale acidità, la sua naturale punta di acidità va in questo piatto a contrastare con la sapidità della pancetta, rendendo così il tutto molto armonico. Andiamo adesso a lavarla bene, la tagliamo a cubetti e la saltiamo un attimo in padella con un po' di cura. Quindi andiamo a saltare i nostri cubetti di mela in burro, solo un goccio di burro, lo facciamo a fuoco molto vivo,
per veramente pochi secondi. Veramente solo così, non vogliamo che si sfaldi la frutta, la tiriamo già subito via. Anche qui, padella molto calda, andiamo ad inserire la pancetta senza nessun aiuto di grasso, burro o di olio, e lo lasciamo cuocere e rosolare per bene, a fuoco molto vivo, nel suo grasso che rilascerà. Bene, il nostro orzo è arrivato quasi a cottura, sono passati circa una quarantina di minuti, 40-45 minuti, dovete sempre comunque assaggiarlo in modo che la cottura sia di vostro gradimento. Lo teniamo appunto come un risotto a una densità piuttosto giusta come un risotto. Adesso possiamo aggiungere le nostre mele e la nostra pancetta, che andranno a cuocere insieme all'orzo per gli ultimi minuti. Ed eccoci pronti per la mantecatura finale. Dobbiamo ottenere una densità di questo tipo. Andiamo ad aggiungere normalissimamente, come un normale risotto, del burro, una bella noce abbondante, del trentin grana grattugiato, anche qui una cucchiaiata, e lasciamo sciogliere il tutto. Una cosa in più che io metto è questa polpa di mele cotte, praticamente frullate, che secondo me, oltre a dare quella spinta in più finale di mela, aiuta anche un po' la cremosità. Benissimo, adesso passiamo all'impiattamento finale. Bene, andiamo all'impiantamento e inseriamo in un coppa pasta una metà dei 100 grammi di orzo che avevamo messo prima. Mettere delle mele tagliate sottilissime a ventaglio, con della pancetta ho fatto del bacon fritto in modo da dare un'ulteriore parte croccante. Un cettino di erba cipollina tritata. Bene, per oggi è tutto. Spero che la ricetta ti sia piaciuta e che tu possa replicarla a casa. E per qualsiasi suggerimento, domande, curiosità, scriviamo qui sotto. E, niente, ti aspetto alla prossima ricetta con Desfar e sapori del nostro territorio. Ciao dal Trentino!